Buongiorno, buongiorno, buongiorno dal vostro caro giocherellone, colui che vi porta i videogiochi più belli del passato e i videogiochi più belli del presente. E oggi vi porto Cult of the Lamb, praticamente, il gioco della pecora, il gioco di questa pecorella praticamente esoterica che viene salvata dalla divinità inventata in questo mondo ovviamente fantastico e si trova praticamente a diventare una specie di manager, una specie di manager di questo mondo in cui abita. Vediamo i DLC, vedete un pochettino, abbiamo vari DLC, il gioco ovviamente si è aggiornato in tutti questi anni e questo ci fa molto 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 piacere e vediamo quindi che cosa ci propone oggi. Andiamo ovviamente a giocare e riprendiamo un vecchio salvataggio che avevo proprio di questo gioco. Andatevi a vedere anche le precedenti live in merito a questo titolo che purtroppo però non è stato mai localizzato in italiano. Eccola qua la nostra cara pecorella pronta ovviamente pronto ovviamente ad andare a gestire il suo mondo con questa grafica molto 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 simile ad Animal Crossing della Nintendo, ma non è ovviamente lo stesso gioco, anche se ha delle piccole similitudini. Great leader, cult is growing by the day, it's a time you to give its name, Cult of Lamb. Perfetto, accettiamo praticamente questo titolone, Cult of Lamb, the Woos, praticamente perfetto, possiamo quindi work, give a command for to follower, andiamo ovviamente a dire vai a costruire, this is not too great, praticamente perfetto. Andiamo a vedere un attimo di parlare con questo personaggio, vedete un pochettino, ok, lo mandiamo a tagliuzzare. Perfetto, come potete vedere quindi abbiamo delle similitudini alla Animal Crossing, come possiamo vedere. Andiamo a prenderci ovviamente addirittura queste bacche al fine di andare anche a eliminare queste erbette. Quindi, come potete vedere, prendiamo ovviamente questi semetti. Andiamo quindi a mettere praticamente queste parti qui sopra. Vediamo un pochettino e dobbiamo andare anche, come potete notare, a eliminare questi oggetti. Qui sopra possiamo costruire qualcosa. Possiamo costruire per esempio un lettino da queste parti qua. Vedete un pochettino in modo tale da far permettere praticamente ai nostri amichetti di fare determinate cose. Andiamo a ricevere quelli che sono appunto i punti esperienza in modo tale da poter sbloccare altri praticamente elementi. Qui abbiamo fatto, vedete un pochettino, ci sono queste forme praticamente di aggiunte a quelle che sono appunto le nostre azioni da compiere ovviamente qui sopra. Vediamo un pochettino, select follower per fare che cosa, per fare qualcosa, riassegna praticamente. Qui sopra si stanno ovviamente andando a pregare, come potete vedere. Possiamo anche fare, andare a prendere ovviamente tutte queste bacche, queste cose praticamente. Andiamo a vedere, andiamo a distruggere anche quest'altro blocchettone praticamente di roccia. In realtà è un po' di tempo che non andiamo a mettere mano praticamente a questo titolo e lo si vede da questa parte qua. Pensate un pochettino che per distruggere tutta sta roccia ci mettiamo anche abbastanza, quindi lasciamo ovviamente questa parte qua. Perfetto, il nostro amico attuerà praticamente il nostro praticamente obiettivo. Andiamo, qui possiamo mettere del food, dell'economia, praticamente della fede, gli elementi di fede, come potete vedere. Perfetto, andiamo a mettere, a posizionare praticamente questo, ma abbiamo bisogno del legno che ovviamente i nostri amichetti stanno andando a recuperare. Vedete un pochettino questa parte qua, andiamo forse a togliere, a cercare di scavare per recuperare qualche cosa. Abbiamo degli obiettivi sul lato destro dello schermo praticamente, quindi andiamo a prendere, vedete ragazzi, questo lamba praticamente, e andiamo a vedere di fare all'interno del tempio un rituale. Andiamo nel tempio a fare, ad attuare praticamente un rituale, un sermone, un rituale. Perfetto, questo è quello che dobbiamo fare, il rituale praticamente del fuoco. Quindi creiamo un vero e proprio, come potete vedere, elementino. I nostri cari amici stanno praticamente facendo,
stanno facendo vedere di tutto e di più. Perfetto, e ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Quindi abbiamo pregato e adesso possiamo fare anche un sermone per acquisire praticamente, vedete, una fede sicuramente maggiore. Vedete un pochettino, ecco qua, con questo sermone possiamo andare a sbloccare degli altri, ovviamente, elementi. Come potete vedere, andiamo a cercare di sbloccare questo Curse of the Horde. C'è tre nuove maledizioni, come potete vedere. Andiamo a sbloccare anche questo nuovo accesso, quindi piano piano che ci evolveremo, come potete vedere, avremo degli altri elementi da poter appunto compiere. Andiamocene via, ragazzi, andiamocene via, andiamo a vedere quelle che sono. Ecco Rataura, that are introducing followers, well and good, but there is so much more you can take from them. Give them a gift, complete quest and perform blessing for them, and you will increase their loyalty to you. Once they are totally loyal to you, they will give you everything they own, which is as I show you, you follower, come back in here. Praticamente, eccolo qua, eccolo qua. Vedete un pochettino, gli andiamo quindi a dare praticamente delle cose in questo follower loyalty to level them up, and they will reward you with devotion and commemorate stone fragment. Perfetto, andiamo a vedere qualche altra cosa. Accettiamo follower level up, they will generate additional devotion when at the sermon or worship, at the chance to be sure to cultivate their loyalty. To increase the loyalty, you can give a follower a blessing once a day when you interact with them. You can also give them a gift, complete quest from them, perform some as many some action. Perfetto, e ce ne possiamo quindi andare da quest'altra parte qua. I have too much to teach you, but I am old and grow worthy. Visit me at my home, I will show you to how to harden the true power of the Red Crow. Perfetto, quindi ci viene detto, vieni a venire, vieni nella mia, diciamo, nella mia piccola base praticamente, per andare ovviamente a avere qualcosa in più. The inner circle interact with any follower and perform blessing, give a gift, increase the follower loyalty until they level up, collect the reward from level up and follower. Perfetto, quindi ce ne andremo di qua. Vedete un pochettino, si apre questo nuovo ennesimo portale e dobbiamo capire un attimo come possiamo interagire praticamente con il follower. Praticamente work at shine, perfetto, possiamo make a donation, give gift. Che cosa gli diamo? Una collanina, quindi prenditi questa collanina, lui è simpatico e carino e quindi diventerà sempre maggiormente devoto a noi. Andiamo a vedere, a parlare un pochettino, di fare, di dare qualcosa fin da Mielenet praticamente. Perfetto, ce ne possiamo andare da queste parti qua e qui possiamo andare sicuramente, vedete un pochettino, a prendere anche questi elementi di fede. Lì c'è addirittura, che cos'è, una specie di blocchettone, deposito risorse qui ovviamente qui dentro. Andiamocene quindi a quest'altra parte qua, andiamo a vedere un pochettino come si attua praticamente il gioco è sto coso praticamente. Andiamo a prendere, che cos'è, una specie di letame caccoso praticamente, il fertilizzante, per non dire ovviamente un'altra cosa. Lì sopra abbiamo altro letame, l'andiamo ovviamente a prendere, che ci servirà proprio per il nostro campo. Pensate un pochettino, qui sopra possiamo addirittura mettere qualcuno a coltivare qualche cosa. Vedete, qui c'è il nostro ovviamente elemento particolare. Perfetto, andiamo a prendere, dobbiamo cercare di prendere ovviamente questi altri elementi. Che cosa è Great Love when time at true we can cook a great matter follower when lock but it be starring it and out asset praticamente. Perfetto, accettiamo un attimo anche di capire che cosa andare appunto a fare praticamente. Perfetto, con questi ovviamente, con questo cibo è perfetto. Andiamo ovviamente a cuocere praticamente tutto. Vedete un pochettino, andiamo da questa parte qua, la difficoltà di cottura è sicuramente molto molto bassa.